Ho trovato un super trader su BingX da poter copiare con un rischio bassissimo. E tra l'altro questo trader, ragazzi, è italiano ed è una persona, un volto pubblico che conoscerete molto probabilmente. E quindi ho deciso di parlarvi di questo trader perché l'ho analizzato e secondo me ha fatto molto bene e può continuare a fare ancora molto bene. Ciao amico criptone, benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci, sono Salvatore e ti aiuterò a capire molto di più del mondo delle cripto. Come sempre però, prima di iniziare, like al video, per me è fondamentale, commenta subito e fammi sapere se ti piace questo genere di video, iscriviti al canale e iniziamo! Prima cosa da fare ragazzi, se ancora non siete iscritti a BingX, fatelo dal mio referral link in descrizione, potete prendere ovviamente come sempre tutti i bonus di benvenuto, trovate i video su come si utilizza la piattaforma, ma penso che già lo sapete, e tra l'altro BingX è molto molto utilizzato per il copy trading per il semplice fatto che ha una piattaforma di copy trading molto molto interessante, dall'analisi dei trader alla ricerca al fatto che è possibile copiare i trader in modalità demo, quindi effettivamente senza denaro reale, prima di andare a copiare un trader con denaro reale, e quindi questo ovviamente fa risparmiare un sacco di perdite di soldi. E adesso, un po' di tempo fa, mi sono imbattuto in questo trader italiano, con cui ho anche parlato, ragazzi, che si chiama Omar Domina, che ha un team di trader che appunto ha organizzato questo team appunto fa trading su BingX e ha raccolto già 112 copiatori in pochissimo tempo. Ci tengo a precisare ragazzi che non vedrete percentuali folli, o perlomeno non le vedrete nel breve termine, perché è comunque un trader, un team di trader che opera con rischio molto molto basso, e questo è positivo perché comunque così eviterete di perdere subito tutti i vostri soldi, posizioni liquidate e tante tante altre cose. Ha raggiunto in pochissimo tempo 112 copiatori con un ROI del 34%. Andiamo ad analizzare ovviamente nello specifico il trader, lo potete trovare è Nebula, se vi registrate dal mio referral link ragazzi andrete a copiarlo direttamente, quindi una volta registrati se ricliccate andrete direttamente su questo trader. E fate attenzione perché questi altri qua sono fake, ma è possibile contraddistinguerlo perché ovviamente trovate molti più copiatori. Poi andando ovviamente nel dettaglio troverete anche la descrizione. Subito una cosa importante che voglio dirvi, che non vi dovete preoccupare ragazzi, è il profitto dei copiatori, che è molto in negativo, e questa è una cosa che potrebbe appunto sembrare stranissima, ma c'è una risposta molto 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 semplice e ve la spiego subito. Sostanzialmente questo trader fino a poco tempo fa aveva pochissimi copiatori, a un certo punto ha raggiunto 100 e passa copiatori, e che cosa è successo? Che al primo stop loss preso sostanzialmente, o meglio la prima posizione chiusa in negativo, c'erano più di 100 copiatori che ovviamente hanno chiuso in negativo, mentre tutte le posizioni chiuse in positivo c'erano molto ma molto meno copiatori, e quindi ovviamente di conseguenza il profitto dei copiatori è negativo, ma se fossero stati sempre 100 ovviamente sarebbe stato più che positivo, e questa è la semplice spiegazione. Tra l'altro la posizione chiusa potete vedere con leva 20 ragazzi, da 1.135 a 1.134, quindi una piccola perdita. Ovviamente tutti i copiatori hanno perso, ma vi assicuro ragazzi che è perché ovviamente poi ne sono subentrati tanti, come possiamo vedere infatti la maggior parte di questi qua che lo seguono da molto tempo sono in profitto. Ovviamente chi entra, tutti quelli che sono entrati di recente sono tutti quelli in perdita, perché a un certo punto in pochi giorni ha raggiunto più di 100 copiatori, e questa è la semplicissima spiegazione, per cui non vi preoccupate di questo. E andiamo ovviamente ad analizzare anche le altre cose, oltre che le performance. È un trader attivo da poco tempo, e la cosa più interessante ragazzi è il rischio, che attualmente è bassissimo. Ovviamente queste impostazioni potrebbero cambiare. Se vi interessa approfondire il trader ragazzi, posso organizzare un AMA, praticamente un incontro con questo trader, un video nel quale magari gli volete fare le domande. Se vi interessa fatemelo sapere ovviamente nei commenti, se sarete in tanti allora vedrò di organizzare questo incontro. Tra l'altro ragazzi il team di Omar ha fatto praticamente un white paper di quello che è Nebula, del team, di tutto quello che c'è da sapere. Se volete ve lo lascio in descrizione e potete tranquillamente leggerlo, lo traducete in italiano e lo andate a leggere. È proprio una sorta di white paper nel quale va a spiegare tutto quello che c'è bisogno di sapere, e in più la guida a come praticamente andarli a copiare, ma questo ovviamente non vi interessa perché già sapete come andarlo a copiare, è molto molto semplice qua su BingX. Andiamo a vedere
quali sono il ROI negli ultimi 30 giorni del 34%, un ROI non altissimo ragazzi, ma che comunque con un rischio 2-3 è molto interessante, con 85 di PNL, che appunto non è tantissimo, ma comunque per un rischio rendimento così basso, ovviamente ragazzi, va più che bene, o meglio non rischio rendimento, ma per un rischio di posizioni così basso va più che bene. Win ratio dell'88%, quindi molto interessante, 9 trade di cui 8 vinti e 1 perso. Il profit per ogni trade vinto è di 11, mentre la perdita è di 0,48. Quell'unico trade chiuso in negativo, ovviamente, ragazzi, ci sta. E quindi, per questi risultati, possiamo andare a vedere quali sono le cripto tradate: TRX, ADA, Rune, Jasmine e altre cripto, ovviamente, in generale. E quindi non ci sono purtroppo tantissimi dati, proprio perché ovviamente, come potete vedere, è attivo da pochi giorni, qualche settimana, e quindi ha bisogno ancora di fare dati. Comunque, se magari non volete rischiare subito i vostri soldi, potete andarlo a copiare, sapete già, con le posizioni, con l'account demo sempre di BingX, che sapete già probabilmente come si utilizza. E poi ovviamente ragazzi, i trade che sono stati fatti in passato sono davvero pochi, quindi sostanzialmente c'è stato sempre un profitto 16%, 27%, 31%, 4%, 32%, 10%. E poi un'altra cosa importante ragazzi sono le impostazioni del trader, di come impostate, perché molti copiatori possono andare in perdita semplicemente perché modificano le opzioni di copia, quindi magari settano degli stop loss più stretti, hanno delle impostazioni diverse, e quindi ovviamente può succedere che non viene copiata alla perfezione la posizione del trader. Se invece volete copiare alla perfezione il trader, dovete lasciare tutto com'è e andarlo a copiare senza andare a modificare nessuna impostazione. Potete correre dei rischi eventualmente, però è l'unico modo per andare a copiare il trader in modo identico, e in questo caso sareste in profitto. Vi ricordo ragazzi che su BingX potete andare a tradare di tutto. Tra l'altro questa non è Pepe, la meme coin che ha pumpato di recente, bensì Nvidia, un'azione che ha avuto un pump incredibile. E ragazzi, non solo le meme coin hanno dei pump senza senso, ma anche le azioni. E vi ricordo appunto che su BingX potete andare a fare trading, oltre che delle cripto, di qualsiasi altra cosa, di indici, quindi S&P 500 e tutti quelli che conoscete, azioni tra le più importanti, forex, quindi tutto quello che vi interessa, commodity, olio, oro e gas, tutto quello che vi interessa. E quindi ovviamente possiamo vedere che c'è stato ieri questo pump dell'oltre 20%, quasi 30% mi sembra, del 30% di Nvidia, dovuto ovviamente a varie cose relative all'intelligenza artificiale e quant'altro, ma comunque ragazzi, detto questo, era solo per ricordarvi che appunto grazie a BingX potete fare trading nella sezione standard futures di qualsiasi cosa oltre che delle cripto. Fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti, like al video e iscriviti, ti aspetto al prossimo video.